Con il capitano della Raimond, Francesco, per gli amici Oba Umbawe. Benvenuto ai nostri microfoni, si parte subito e lo si fa in una maniera eclatante perché si va ad affrontare tre squadre decisamente importanti e dovete fare la quadra di tutto il gran lavoro a cui siete stati sottoposti in quella fornace del Palazzo Santoro. Francesco. Sono assolutamente d'accordo, per noi questo sarà un banco di prova fondamentale perché la squadra è fondamentalmente totalmente nuova, siamo 9 giocatori che sono appena arrivati in Sardegna, quindi stiamo ancora cercando di amalgamarci nel miglior modo possibile. Il gruppo, che è la cosa più importante, sembra abbastanza solido, unito e quindi diciamo che il gruppo è la parte più importante. Un gruppo unito sicuramente riuscirà a tirar fuori delle buone prestazioni, però certo questo torneo è fondamentale anche per capire a che livello siamo, perché adesso ci toccherà giocare contro delle squadre che a livello internazionale dicono la loro, perché alla fine il Nizza è una di quelle squadre che punta a salire in prima lega francese, che sappiamo che essere uno dei campionati migliori a livello europeo. Il Koper in Slovenia è una delle prime squadre e così come la squadra olandese, il Verlangen è decisamente forte, di conseguenza per noi sarà un ottimo banco di prova e diciamo che ci servirà per farci trovare pronti alla prima di campionato, che obiettivamente è quello il nostro obiettivo. E poi la grande responsabilità è rappresentare un'intera isola e un movimento importante come quello dell'handball che Sassari ha nella sua cultura sportiva. Assolutamente, perché obiettivamente dopo tanti anni finalmente Sassari è tornata in prima lega, tra l'altro nel girone unico che penso non abbia addirittura mai fatto, non vorrei dire una stupidaggine, ma probabilmente è la prima volta. Lo facciamo ovviamente da neopromossi, lo facciamo però con una squadra sicuramente compatta e completa, abbiamo ambizione, ovviamente l'obiettivo è restare nella categoria e poi vedremo cosa ci riserverà il campionato, però sicuramente il nostro obiettivo è dare il nostro massimo e far vedere che comunque ci stiamo dentro a questa categoria.